Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli, e scendessi. Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo. Sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome. Nessuno si risvegliava per stringersi a te. Perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.